Ragazzi, stamattina ci siamo svegliati, abbiamo acceso la nostra PlayStation 5 e cosa abbiamo trovato? Un nuovo riquadro qui, come vedete, sopra a sinistra, di benvenuta. È un benvenuto, non so se è stato un benvenuto, comunque è una cosa che hanno aggiunto di cui si vede già la comodità. Perché? Perché come vediamo, se andiamo giù, troviamo un'interfaccia nuova molto più semplificata, secondo me, dove ci mette un po' tutte le nostre attività e le possiamo trovare in modo facile. Ad esempio, come vedete, troviamo gli amici online, qui, bello, facile, tutti i nostri trofei qui, buttati lì, come vedete Gran Turismo è sempre al primo posto. Lo sappiamo, per me. Le novità, vi dice la novità attuale, adesso ci dà Ghost Runner 2, che era anche gratis, credo il mese scorso, su PlayStation Store, non ricordo bene. Troviamo il PlayStation Store, qui, subito anche, facile, come vedete. Ci dà lo store, in questo caso ci dà Dragon Ball Zero, bellissimo gioco. Guardate, anche adesso ci dà questo riquadro del controller wireless. Del controller wireless DualSense. Ci dà la batteria, la carica, come vedete. Ce la dà molto più precisa rispetto a prima. Prima ci dava solo le tre tacchette. Adesso ci dà anche un riquadro, un contorno, diciamo, dove possiamo vedere la carica del nostro controller. Poi se ci clicchiamo sopra ci dà soltanto le tre tacchette, però da qui è molto più facile, ragazzi, per vedere se si sta scaricando oppure no, perché molte volte, ad esempio, abbiamo una tacchetta ma non sappiamo se sta per scaricarsi oppure no. Adesso è molto più preciso perché vediamo questo contorno verde qui che ci dice effettivamente più in modo dettagliato la ricarica del wireless DualSense. Poi troviamo novità di PlayStation Plus. Tutte le novità di PlayStation Plus le troviamo qui. Ad esempio qua ci vuol far fare l'upgrade da PlayStation Plus Extra per poter giocare gratis a Last of Us, altrimenti lo paghiamo 80 euro. Molto bello. Poi troviamo la galleria multimediale buttata lì pure, molto facile, poi da poter gestire, bellissimo. La memoria di archiviazione, poi subito sotto, ci dice subito, senza andare a pigiare sopra e andare nelle opzioni, le impostazioni come facevamo prima per vedere lo spazio libero, invece adesso lo vediamo subito. Qui, come vedete, spazio libero 218 giga, così da non dover andare nelle opzioni e tutto il resto. Poi ci dà le attività degli amici, in primo piano ci dà sempre qualcosina, poi andando sopra ci fa vedere altro, tutte le attività degli amici, ci fa vedere anche i messaggi, nessun messaggio recente da mostrare adesso, come vedete, ma se ci sarà qualche messaggio lo potrete subito vedere qui. Invece prima cosa succedeva? Ti appariva magari in prima impressione il messaggio che ti era arrivato e poi ti dimenticavi di andarlo a leggere perché non appariva più da nessuna parte. Invece ora, andando qui, possiamo vedere in sovrimpressione, possiamo vedere l'anteprima. L'accessibilità, giustamente, accessibilità di zoom, invertire colori, dimensioni testo, oppure lettore schermo, il controller, i sottotitoli, tutta l'accessibilità della PlayStation 5. E poi ci dà la lista dei desideri anche. Magari abbiamo messo un nostro gioco là nella lista dei desideri e poi che succede? Ci dimentichiamo di averla messa perché non ci appare da nessuna parte sta lista dei desideri. Ci dimentichiamo di tutti i giochi che abbiamo messo nella nostra lista dei desideri e va a finire poi che questi giochi non li scarichiamo più. Ma non è finita qui, ragazzi, perché se andate subito sopra qui, modifica widget, questa interfaccia la possiamo gestire, la possiamo mettere come vogliamo. Ad esempio, non vogliamo vedere le novità, spuntiamo no nelle novità, come vedete sotto, cioè lo toglie, eccola lì. Oppure non volete vedere il livello della batteria, del controller, via, tolta. Io li ho messi tutti, così ce li ho tutti a portata di mano, così da non dimenticarmi nulla. Poi abbiamo la modifica delle preimpostazioni. Che cacchio sto facendo? Allora, in evidenza rimani al corrente delle novità relative alla PlayStation, ai tuoi amici e ai tuoi giochi preferiti.
Su social scopri facilmente cosa stanno facendo i tuoi amici e rimani nel cuore dell'esperienza multigiocatore. Poi in solo invece anima le sessioni di gioco con singolo giocatore, con informazioni sui progressi dei trofei e la memoria di archiviazione. Poi abbiamo la tua preimpostazione, se vuoi altre opzioni. Scegli i tuoi widget preferiti e disponili in qualsiasi combinazione per creare il tuo spazio ideale. Quindi anche bella qui, però onestamente io lascerò tutto come ho fatto all'inizio, così ho tutto sotto controllo, lascio tutte le spunte accese. Ma la cosa più bella del mondo di oggi è che l'avevano tolto dalla PlayStation 5. La trovavamo su PlayStation 4, su PlayStation 3, poi su PlayStation 5 all'improvviso non l'abbiamo più trovato. È la modifica dello sfondo. Per fortuna adesso ce le hanno messe, abbiamo quelle fisse, abbiamo tante immagini fisse preimpostate, in più qualcuna di quelle animate. Come vedete in sottofondo avevo già messo questa qui, l'avevo messa di base, ma ne abbiamo altre 4 sempre di base. Come vedete quest'altra qui è carina sottofondo, oppure abbiamo questa anche sempre animata con i simboli della PlayStation color blu, bellissimo, e anche questa con i simboli della PlayStation color blu. Poi possiamo andare, invece di PlayStation, possiamo andare a fianco con R1 dai giochi e ci mette questa qua di Astrobot animata che è bellissima. Io ce la metto, sicuramente metterò questa visto che me la danno gratis. In più potete mettere un'immagine dalla galleria multimediale, dalla vostra galleria multimediale potete mettere tutto quello che volete, tutte le foto che avete fatto durante le vostre sessioni di gioco. Ad esempio, volete mettere una horror come questa, ce la possiamo mettere. E come vedete, rimane in sottofondo. Finalmente, finalmente. Il problema poi, no, che non è un problema, è che quando poi andiamo su ogni gioco specifico, sparisce tutto e appare l'icona, appare il banner del gioco in questione. Come vedete qui Roblox, Gran Turismo. Quindi, rimanendo qui, questa sarà in pratica il nostro punto di riferimento d'ora in poi, sarà questo. Perché prima cosa facevamo prima? Spingevamo il tasto PS, dovevamo andare qui sotto, dovevamo andare a trovare ad esempio, che ne so, il controller. Dovevamo andare a trovare il controller, dovevamo andare qui, dovevamo spingere su. Invece ora è molto più facile perché andando con un colpetto in giù troviamo tutto qui già pronto, troviamo tutto, possiamo gestire tutto da qui. Però la cosa che vi volevo far vedere era appunto la modifica degli sfondi, perché è troppo figa, è troppo figa. Allora, io ci vado a mettere quella di Astrobot, così me la godo ed è bellissima. Adesso vediamo qualcosa che si muove almeno in sottofondo. Prima non potevamo. Eccola qui, guardate che bella, eccola qui. Molto meglio adesso, molto meglio l'interfaccia qui della nostra PlayStation 5. Fatemi sapere se questa nuova opzione di PlayStation vi piace. Like, commento, ragazzi, se volete sostenere il canale, perché ci teniamo molto, ci tengo molto per crescere. E noi ci vediamo al prossimo video.